Tra poco accendiamo anche le nostre candele. Ciao! Mua. Buonasera! Buonasera Simona! Buonasera Fiorioro! Allora, intanto accendiamo le nostre candele. La prima, che tante cose belle possano entrare nella nostra esistenza. Bene Simona, bene, grazie. Io sto bene, sono stanca oggi e vabbè. Buonasera Italia Carabinieri, buonasera Antonella, Claudia. Allora, siccome che succede? Che Instagram ti dà tutti i partecipanti aggruppati, quindi ciao Imma. Quindi se commentate io vi leggo, cioè vi vedo, se no mi dice tipo è un'altra persona e quindi non vi posso salutare come vorrei. Vabbè. Io vi saluto a tutti. Allora, quindi questa è la candela per le cose belle. Poi accendiamo la candela per bruciare la sofferenza. Eccola qui. Che tutte le cose brutte possano bruciare il dolore che vi provocano le cose brutte, possa bruciare insieme alla nostra candela. Che è un cuoricione. Ciao Stefi, ciao Braglio. Che era un cuoricione e adesso non si sa più che forma è. E poi ultima, ma non per importanza, la nostra candela verde. Verde speranza, la speranza che i narcisisti o le narcisiste non entrino più nella nostra vita. Anzi, in realtà sicuramente ci entreranno. Ragazzi, ho scordato di mettere il timer. Allora, aspetta, avvia, no, interrompi a zero, avvia, ok. Così almeno non sforo. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, che facciamo? Lo chiamiamo Ulisse? Così ci racconta la donna narcisista? Ciao Giacomo! Intanto voglio ringraziare tutti coloro i quali mi hanno fatto una donazione su PayPal. Grazie, grazie, grazie. Allora, chiamiamo Ulisse. Candele più distanti. Ecco. Buonasera Ulisse. Ce l'ho fatta, mamma mia. Ciao, ciao, buonasera. C'avevi l'ansia, Ulisse? Sì, molta. Ah sì? No, 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 perché no. non sono molto tecnologico. E vabbè, io ti ringrazio tantissimo di aver accettato il mio invito Mi vedete, perché, sì? come sappiamo, insomma, è importantissimo anche, insomma, dare voce agli uomini che hanno a che fare con donne narcisiste, perché noi ci abbiamo, noi, non noi, noi, però in generale c'è sempre questa credenza, falsa credenza, che il narcisista sia un uomo e basta, mentre invece assolutamente non è così. Io cerco sempre di dirlo in tutti i miei post e non solo le donne narcisiste. Stasera tu, Ulisse, adesso ti lascio parlare liberamente. Ci farai anche un po' una sorta di identikit, ci dirai qualche peculiarità magari per riconoscerla. Quindi è la parola a te, Ulisse. Grazie ancora. Oh, grazie a te, intanto un piacere, veramente. Innanzitutto voglio partire da questo nome, Ulisse, perché ho scelto il nome Ulisse, per dare comunque un messaggio agli uomini che stanno ascoltando. Ovvero, Ulisse era chi rappresenta? Rappresenta proprio l'uomo di ogni tempo che si mette in viaggio e dedica la sua esistenza alla conoscenza. L'Ulisse che piace a me, nel quale mi rispecchio, è quello della Divina Commedia, quello del 26° canto dell'Inferno, quindi proprio il canto di Ulisse. Come Ulisse io sono in viaggio alla scoperta del mio mondo interiore, voglio conoscere me stesso, voglio anch'io superare le mie colonne d'Ercole, quindi i miei limiti, le mie paure, le mie insicurezze, i miei traumi. E quindi questo è quello che
voglio invitare a fare agli uomini che stanno ascoltando. Perché questo penso sia fondamentale. Ora, perché ho Decisamente. deciso, sì, perché ho deciso di intanto di seguire il tuo blog? Ho deciso di seguire il tuo blog perché? Perché io fondamentalmente ho perso la fiducia nelle donne. Ho perso, insomma, la speranza di trovare una donna capace di amare. Questo perché? Proprio perché sono uscito da una relazione tossica con una donna narcisista. Quindi ti porta a questo, fondamentalmente. Ecco, allora che quando sento una donna che parla, no? Parla d'amore, di anima, sentimenti, che parla, se mi ricordo bene, la diretta, che parla dell'ego. No? Che ti fa rimanere, ti fa rimanere con una testa di cazzo perché è una buona posizione sociale, perché magari è capace di darti un certo benessere materiale. Ma questo però, hai detto, è sbagliato perché non devi ascoltare l'ego, ma devi ascoltare anima. Quando sento queste cose, a me sembra veramente di trovarmi su un altro pianeta. Perché? Perché la donna narcisista ascolta solo ed esclusivamente l'ego. La donna narcisista ha un ego enorme. La donna narcisista pensa di essere Dio in terra. All'inizio, certamente, ti fa credere di essere una brava persona, ti fa credere di essere innamorata, ti fa credere di essere la tua anima gemella. Ma in realtà lei neanche ce l'ha l'anima. Questo purtroppo lo scopri poi con il tempo stando con lei. Certo. Ora io per questa sera ho pensato di raccontarvi la donna narcisista partendo proprio dall'inizio del rapporto. Perché? Perché questo ci permette anche di capire le dinamiche, di capire lo schema preciso che lei segue. Ti ringrazio per questo. No, niente, grazie a te. Ora che lo faccia consciamente o inconsciamente, questo sinceramente non lo so, non mi sono ancora dato una risposta. Diciamo che gli esperti dicono che alcuni lo fanno consciamente, alcuni alcune lo fanno consciamente e altre lo fanno inconsciamente, automaticamente, diciamo. Vai a Ok. capire, dipenderà dal loro livello di malattia. Sì, infatti. Quindi non pretendo innanzitutto di essere esaustivo, non sono, diciamo, uno specialista. Il mondo del narcisismo in realtà è complicato, secondo me. Ci sono cose, situazioni che è difficile in realtà comprendere e anche spiegare. Per esempio, una cosa che a me ha colpito tantissimo della donna narcisista è che, e credo che anche questo accada anche negli uomini, praticamente ci sono delle volte che cambiano proprio fisionomia, cambiano proprio volto, cambiano sguardo, cambiano tono di voce. Sono dei momenti in cui hanno una presenza proprio inquietante, hanno uno sguardo inquietante, vuoto, che trasmette freddezza, che trasmette rabbia e fanno, sinceramente, fanno anche un po' paura. Qualcuno pensa, no, che siano addirittura posseduti, no, da qualche demonio. Io questo non lo so, più di tanto non mi interessa, però diciamo che ti viene il dubbio, no, ogni tanto. Perché non a Certo. caso tu li chiami, no? Se mi ricordo bene, no? Tu li chiami Chiamano. i tuoi fan. Sì. Quindi forse un motivo ci sarà, insomma, non lo so. Qualcosa ci sarà, sì. La narcisista, quindi. La narcisista, allora, iniziamo.
Sin dall'inizio del rapporto, quindi primo appuntamento, secondo, terzo, indifferente, già nei primi istanti, cosa fa? Praticamente, oltre che ad esibire le sue doti, a sfruttare le doti femminili, ovvero la bellezza, il fascino, la sensualità, sfogherà anche le armi della seduzione, quindi provocazioni, sguardi accattivanti, proposte piccanti, sesso paradisiaco già sin dall'inizio. Però la cosa importante da capire è che, da notare, che la prima cosa in realtà fondamentale per lei che fa, qual è? Lei si apre, ti racconta immediatamente i suoi problemi, ti racconta di aver avuto una relazione complicata con un uomo che era uno stronzo, che la trattava male, che la tradiva, che gli faceva promesse e non le manteneva, oppure che l'ha fatta ovviamente soffrire tantissimo. Ti racconta a volte, no? In certi casi, non so, per esempio, che ha avuto un'infanzia difficile, ti racconta qualsiasi episodio che gli ha fatto male della sua vita. Per quale motivo? Allora, lo scopo fondamentale è attivare il tuo senso di accudimento, spacciandosi per una donna fragile e vulnerabile. Certo. La narcisista, non dimentichiamocelo, sa che tu sei una brava persona, lei sa che tu sei buono, che hai un animo gentile, che sei dolce, che sei tenero, che hai un animo sensibile. Lei sa benissimo che sei un empatico. Lo ha capito fin dai primi momenti in cui ha parlato con te e soprattutto ti ha studiato. Cioè lei ti ha osservato, lei ha guardato attentamente come tu ti comporti con le altre donne, con le persone, come ti comporti con loro. Di conseguenza lei in realtà ti conosce già bene e lei sa quindi che una volta che si è aperta, che si è fatta vedere in un certo modo e ti ha raccontato determinate cose, tu empatico cosa farai? A quel momento il tuo scopo nella vita sarà proprio quello di prenderti cura di lei, sarà quello di amarla con tutto te stesso, Di di proteggerla renderla mi viene proprio anche come termine, brava. vero? Sì, di proteggerla, di renderla felice, di non farla soffrire, di alleviare le sue sofferenze. E quindi possiamo dire che la narcisista va a colpo sicuro. È per questo che lei ti ha scelto, esattamente questo è il motivo. E ti ha scelto proprio perché sei empatico. E però va sottolineato anche il fatto che questo è il motivo per cui se tu hai scelto lei, ovvero perché questo prenderti cura di lei, no? Dare te stesso, proteggerla, è una cosa che ti gratifica. E tu ti illudi praticamente che lei farà la stessa cosa con te. Tu ti illudi che lei a sua volta si prenderà cura di te, ti amerà con tutta se stessa, ti proteggerà, no? E ogni giorno. Secondo te qui c'entra Probabilmente. l'ego Ulisse pure qua? Cioè anche questo? In che senso? Cioè nel senso un po' come se fosse un po' un tratto narcisistico nostro pure, no? Di voler accudire, cioè il nostro Sì, dell'ego vittima. sicuramente, anche perché guarda che la ferita narcisistica ce l'abbiamo tutti, in realtà. Poi c'è il narcisismo, magari, no, come dire, buono e cattivo, per Certo. dirla proprio in maniera così, la boom. E volevo dire poi, probabilmente, anzi sicuramente, perché poi te lo dirà, in realtà lei ha già una relazione. E questo è quasi sicuro.
è sicuro. Quando te lo dirà, ovviamente, l'uomo con cui sta, ovviamente, com'è? È uno stronzo, la tratta male, no? La tradisce, la fa soffrire, però lei non ha il coraggio, di lasciarlo. Allora uno si chiede, no, ma perché questa già una relazione, eccetera, ha problemi? Perché ci prova con te? Qual è il motivo? Perché ti vuole nella sua vita, no? Cioè, gliela complichi in realtà. Invece no. Lei ti vuole nella sua vita perché? Perché si sta annoiando. E la noia è l'elemento fondamentale, l'elemento chiave del narcisismo. E lo vedremo, adesso lo vedremo. Quindi anche tu sei colpito, no, da questa donna così fragile, così vulnerabile, sei colpito dalla sua storia. E quindi cosa fai? Tu, empatico, no? Ti apri a lei, le racconti i tuoi problemi, le racconti la tua storia, le riveli le tue paure, le tue fragilità. E questo, vedete, è esattamente quello che lei vuole sapere. Perché? Perché su di essi farà leva per tutta la relazione. Per tre scopi fondamentali che non dobbiamo dimenticare: divertimento, eccitazione sessuale e controllo. Vi faccio subito un esempio, così capiamo, no? Entriamo nella pratica. Sì. Praticamente, dopo la fase di love bombing, no? In cui tutto è perfetto, no? Lei è dolce, gentile, premurosa, ti ricopre di attenzioni, di regali, afferma di amarti, di volerti sposare, di volerti invecchiare con te, perché sei un uomo meraviglioso, sei unico, sei speciale, sei la sua anima gemella. Capita, no, in seguito di discutere per svariati motivi, anche banali, no? A volte, anche anzi spesso. Con una donna narcisista cosa succede? Praticamente nel momento in cui tu osi esprimere disappunto, oppure una richiesta anche su qualcosa di banale e non proprio così importante, che però a lei dà fastidio, cosa succede, no? Ma se lo fai anche senza insultare, cioè proprio con rispetto, no? Con gentilezza, cioè, senza offendere, senza fare scenate, no? In maniera civilissima, e cosa fa? Lei si irrita, lei si arrabbia immediatamente e minaccia di andarsene. Oppure se ne va proprio. Tu che hai paura di rimanere solo, hai paura dell'abbandono, della solitudine, e lei questo lo sa benissimo perché gliel'hai detto tu. Cosa fai? Praticamente tu la blocchi, no? Piangendo le chiedi di restare, perché? Perché ci tiene lei, ma perché non vuoi soffrire, perché non vuoi rivivere il trauma dell'abbandono, magari, che ti porti dietro sin da quando eri piccolo, che non hai ancora superato, non vuoi riviverlo quel trauma. Tu sai che se uscirà da quella porta soffrirai tremendamente, il dolore sarà devastante. Lei ovviamente resta. Ma invece, cosa fa però? Invece di cercare il dialogo, invece di confrontarsi con te, di trovare la soluzione al problema originale, alla questione, e cosa fa? Lei si, so che può sembrare incredibile, però lei si eccita sessualmente e ti porta in camera da letto e vuole fare sesso con te. La eccita la sottomissione La sostanzialmente. eccita, la sottomissione, la eccita proprio farti rivivere
i tuoi traumi. Dai, cita questo. Se la cosa funziona, e funziona alla grande proprio, perché in quel momento a te che stai soffrendo, no, che stai rivivendo questo dolore, non ti frega più niente di risolvere il problema iniziale, no? Tu vuoi solamente che smettere di soffrire, vuoi che il dolore passi il prima possibile. Certo. E quindi tu impari quindi da subito che non le devi, scusatemi, non le, parlo francese, non le devi rompere i coglioni. Sì. In questo modo, attenzione, in questo modo il narcisista ha testato la tua resistenza da subito, ti ha messo subito al tuo posto, ti ha fatto capire chi è che comanda, si è eccitata e si è divertita. Ti ha addestrato Brava, l'autodominio. ha addestrato da subito e tu, proprio perché sei fatto in un certo modo, sei cascato. Ora è importante capire bene una cosa. Passata la fase di love bombing, no? La fase che conosciamo benissimo, Sì. la narcisista si annoia molto facilmente. La noia, abbiamo detto, è l'elemento chiave. Come risolve questo problema? Cosa fa? Boicotta la relazione. Adesso vi spiego. Praticamente, ma insomma, tu l'hai già capito, si diverte a ferirti, no? Si diverte a farti sentire in colpa. Si diverte a farti sentire inadeguato, a metterti in competizione con gli altri uomini. Noterete spesso il sorriso sulle sue labbra, anche se farete finta di non vederlo. Iniziano le critiche. Come sei vestito? Ma che amici hai? Ma non vali niente, non tira così. Iniziano dosi massicce di bugie, di indifferenza, no? Non ho tempo, ho un impegno, questa settimana sono molto occupata, non riusciamo a vedersi, sei troppo appiccicoso, sei troppo possessivo, mi soffochi, mi tormenti. Iniziano i silenzi. Basta dichiarazioni d'amore, basta ti amo, mi manchi, amore mio. C'è un gioco noioso, basta. Divertiamoci in un altro modo. Cambiamo gioco. Quindi diventiamo aggressive. Arrabbiamoci per niente. Diventiamo permalose. Cominciamo a rispondere male. È più divertente. Iniziano le provocazioni, le triangolazioni, quindi flirta con col collega di lavoro, con l'ex fidanzato, con uno sconosciuto, con un amico, con il meccanico. Va bene chiunque, va bene chiunque. Allude ad altri uomini. Allude, fa apprezzamenti sui loro muscoli, sul loro grande pisello, per provocare. Principessa proprio. Sì, dolcissima, veramente. Ma Per fammici una provocare. risata, guarda, pulisse ogni tanto, perché se no, guarda. Sì, guarda, io per preparare questa diretta veramente non ho dormito 2 giorni perché ho rivissuto tutte queste cose. E ti giuro che i primi 2 giorni sono stato malissimo, lo ammetto. Adesso sto bene, cioè, chi se ne frega, però guarda che è Sarà durissima. sicuramente catartico per te, sono sicura. Stai Sì, brava. andando bene, bravo comunque. Insomma, lei vuole provocare, si diverte da morire, a provocare la tua gelosia, farti arrabbiare. Così si gode, no, lo spettacolo. Ma le mancano solo i popcorn e la Coca-Cola. Tutto ciò
la diverte tantissimo, tutto ciò la fa sentire forte, la fa sentire potente, e qui preparatevi perché arriva il bello. Adesso ci divertiamo veramente, adesso seguitemi perché ci divertiremo di brutto proprio. Bevo. Vai, bevi, bevi. Dopo 2 settimane cambia completamente, cambia atteggiamento. Ti regala di nuovo un bellissimo periodo di intimità, passeggiate romantiche, conversazioni piacevoli, sguardi, sorrisi, dichiarazioni d'amore, complimenti, saggi carini, cuoricini su WhatsApp, sesto, per lei è sesto, no, per te è fare l'amore, però vabbè, questo è un altro discorso. Certo. In pratica cosa fa? Ti porta su quelle che anche voi donne conoscete benissimo, da quello che ho visto nei vostri post, commenti, che sono le montagne russe. 2 settimane, ricordatevi questo, 2 settimane buona, 2 settimane cattiva, 2 settimane buona, 2 settimane cattiva, 2 settimane buona, 2 settimane cattiva. Secondo gli esperti, leggevo questa cosa, questo è uno schema abbastanza comune in molti narcisisti, ovvero l'alternanza in un periodo, no, di noia, di salutazioni, e a un periodo di idealizzazione. Corrispondente spesso a 2 settimane, addirittura alcuni esperti parlano proprio di 15 giorni esatti. Cioè, è una cosa questa che sembra comune in molti narcisisti, questo schema delle 2 settimane buona, 2 settimane cattiva, o buono e cattivo. Sì. Anzi, 15 giorni. E io, insomma, ve lo posso confermare. È chiaro che in questo modo lei ti manda in totale confusione mentale, emotiva, le tue paure aumentano, inizi a andare fuori di testa, a non capire più niente, non sai più, no? Se lei ti ama, se non ti ama, inizi a stare male, a dimagrire, inizi a sopportare qualsiasi cosa pur che lei non ti lasci, pur, diciamo, nella speranza che tutto ritorni come era stato all'inizio, che ritorni ad essere la bella persona che era all'inizio, della quale ti sei innamorato, almeno pensi di essere innamorato. Quindi sviluppi, e questo è fondamentale, sviluppi una dipendenza emotiva pericolosissima, pericolosissima, che ti può portare veramente all'autodistruzione, se non stai attento, e al suicidio nel peggiore dei casi. Certo. Questo è dimostrato da uno psicologo che si chiama Skinner, non so se avete sentito qua, sì. L'inventore della Skinner Box. Sì. Spiego brevemente perché è importante, praticamente lui e i suoi collaboratori si accorgono di quanto è facile addestrare un topolino dandogli ad abbassare una levetta e dandogli in premio del cibo, quindi gratificandolo con del cibo. Quando provano a ricompensarlo con questo cibo ad una frequenza del tutto irregolare, no, da quella iniziale, cosa succede? Al contrario di quello che si può pensare, il topolino, no, invece di perdere interesse, cosa fa? Inizia a premere compulsivamente e ossessivamente la levetta perché vuole quella gratificazione, no? Certo, addirittura perde il sonno per premere la levetta. Sì, esatto. Bene, questo è esattamente quello che accade a noi. Faccio un esempio, no? Per esempio, quando controlliamo, per esempio, ossessivamente questo benedetto cellulare, no? Giusto. E aspettiamo il nostro cibo,
Qual è il nostro cibo? Amore mio, mi manchi. Amore mio, usciamo. Amore mio, voglio rivederti. Tesoro, ho bisogno di stare con te. E via dicendo, no? Quindi noi siamo con questo cavolo, no, di cellulare in mano e ci chiediamo. Io rido adesso, però veramente c'è da piangere, è da piangere. E ci chiediamo, ma è online? Da quanto tempo non è online? È online, però non mi risponde, ma con chi sta parlando? Non mi ha chiamato amore mio, perché? È arrabbiata, cosa? Ho fatto qualcosa di sbagliato. Non mi ha detto che mi ama. Porca miseria, cosa è successo? Mi vuole lasciare? Perché non mi ha chiesto di uscire? Dove sono i cuoricini? No, perché a un certo punto tu ti attacchi a qualsiasi cosa, no? A qualsiasi piccoletta. Qual è il bello? Che lei, no? Invece, mentre tu sei in questa condizione, lei che cosa si sta chiedendo? Lei si sta chiedendo, ma quanto burattino, quanto zerbino è disposto a diventare? Quanto mi ama per lasciarsi trattare, massacrare in questo modo? Quanto è disposto ad umiliarsi? Perché? Perché più ti umili e più ti lasci massacrare, più lei si diverte. Più lei penserà che tu la ami di un amore infinito e sei disposto a fare qualsiasi cosa per lei. A un certo punto, anzi a questo punto, il gioco finisce. Il gioco finisce perché? Perché fondamentalmente lei ha ottenuto quello che voleva sin dall'inizio. Cosa voleva lei in realtà? Lei voleva, ricordiamocelo, lei voleva potere, controllo, divertimento, ammirazione, sesso, voleva possedere e disporre al piacimento della tua anima, voleva distruggerti. Arriva la fine del gioco, però lei in questo caso, cioè, anche in questo caso, a questo punto vuole uscirne pulita e lei pensa di essere perfetta, no? Certo. E non vuole compromettere la propria immagine. E quindi cosa fa? Cosa può fare una persona del genere? Fa in modo che sia tu a lasciarla. Lei, non dimentichiamocelo, che ti conosce benissimo. Cioè, ricordiamoci che noi gli abbiamo aperto, cazzo, che qua mi viene da arrabbiarmi, gli abbiamo aperto il nostro cuore. E lei sa tutto di noi. E quindi sa quali tasti premere, sa come portarci all'estremo, sa preparare la situazione giusta, creata proprio in maniera perfetta, proprio per farti arrivare proprio al limite, al tuo limite massimo. Quando finalmente, però questo nel migliore dei casi, quel briciolo, diciamo, di orgoglio, di amor proprio, possiamo dire, che ti è rimasto, esce fuori. Per fortuna io ce l'avevo. Cosa fai? Tu le dici, glielo dici, no? Perché è anche un modo che, non so, inconsciamente tu vuoi mettere alla prova, secondo me. Tu le dici che stai male. Tu le dici che non ce la fai più a stare in questa relazione, glielo dici perché ti sta destabilizzando, stai male. E quindi con grandissima, grandissima sofferenza, difficoltà, con un dolore fortissimo, la lasci, trovi, non so come, trovi il coraggio di lasciarla. E lì, vedete, scusate, bevo.
Sì, io volevo dire ai ragazzi, perché c'era per esempio Matteo che voleva fare una domanda, cominciate adesso a fare le domande che tanto penso che Ulisse tu stai arrivando comunque alla chiusura Arrivando, delle dinamiche, quindi magari ti possono fare qualche domanda, no? sì, diciamo che ho ancora un po' di cose da Sì, dire. no, magari facciamo una piccola pausa domanda e poi... Sì. Adesso che così facciamo partecipare pure i ragazzi, insomma, che ti stanno ascoltando. E ragazze, tutti. Sì, no, volevo solo dire, appunto, per concludere questo discorso del fatto appunto di quando ti lasci, che e qui tu qualcosa capisci, in realtà una porticina nella mente ti si apre perché? Perché quando tu lasci una narcisista, lei non soffre, cioè lei non viene toccata dal dolore, dal dispiacere, dai ricordi, che ricordi? Cioè, dalla mancanza, dalla sofferenza. Cioè, non è possibile, cioè, quindi, perché lei non ha un cuore, lei non ha un'anima. E quindi ti lascia andare, offesa, in un gelido silenzio, in un silenzio colpevolizzante. Ma come? Cioè, tu ti chiedi, ma come? Cioè, all'inizio, cioè, diceva di amarmi, diceva che ero, no, la sua anima gemella, che voleva invecchiare assieme a me, diceva che mi amava. La follia che voleva sposarmi, andare a vivere assieme. Sono un uomo meraviglioso. Ma allora, cioè, ma allora perché mi lasci andare così, in silenzio? Non dici niente. Cioè, io sto male, a te non ti frega niente di questo, non fai niente. E questo ti fa pensare, diciamo, una porticina si apre, cominci a Certo. farti qualche domanda. Dico solo appunto che questo non è amore, questa è violenza, cioè questa è crudeltà, è sadismo, e tu non sei innamorato, sei ossessionato, e la fase iniziale di love bombing è una farsa incredibile, lei recita, è un'attrice formidabile. La persona che noi abbiamo conosciuto in quella fase non esiste, prima ce lo fichiamo in testa, meglio è. E soprattutto ricordiamoci che lei a un certo punto non è cambiata perché noi abbiamo fatto qualcosa di male. Abbiamo sbagliato qualcosa. Non ci ha trattato male perché ce lo siamo meritato. Non è così. Semplicemente è uscita la sua vera natura. Semplicemente sono uscite le crepe di quella facciata bella, perfetta che si era creata, che si era costruita. Quindi ha recitato un personaggio dall'inizio. Io in realtà ho quasi finito, avrei da dire delle cose ancora. Ti posso fare qualche domanda? Poi, Domande? Sì. però, chiaramente, Ulisse, tu rispondi se vuoi rispondere, eh? Quindi puoi pure dire passo, Non tranquillo. andatene troppo, No, infatti, infatti. rispondo robe che potrebbero. Infatti, cose del tipo da quando è chiuso con l'era relazioni, la facciamo, per esempio. Però, per esempio, Gabriele ti dice quante volte vi siete lasciati, cioè se puoi fare un più. Allora, io in realtà, boh, rispondo, io in realtà una volta sola, addirittura non ci Ok. siamo visti un mese, però sai cosa, in questo mese lei comunque ti manda degli input, non è che ti basta che non avevi prove, lei ti manda ogni tanto, no? Non so come si chiamano, Sì, cucù, sì. si fa sentire, vedere, no? Ti tiene là in realtà e ti dà delle false speranze. E funziona, è furbissima, dai, cioè veramente, è un'astuzia fuori dal comune. Per questo si dice che insomma è meglio entrare in no contact totale, così che uno Sì. non vede, non sente. Lui a me mi ha fregato con un mi manchi. Non mi scrive mi manchi, basta, a me mi si è aperto un mondo, sono basta, sono.
Era quello che volevo sentire. Matteo chiede come hai fatto a toglierla dalla testa. Dice: io ne sono ossessionato, il mio non è amore ma ossessione. Esatto. E come ho fatto? Ci vuole tempo. In realtà non so, ogni tanto mi torna, sono sincero, ogni tanto mi ritorna in mente. Non è semplice, ci vuole tempo, ci vuole tempo. Devi capire, secondo me la chiave è proprio capire che tu, allora, sei ossessionato, ma tu, diciamo, sei innamorato di un'idealizzazione, cioè di una persona che non esiste. E questa è la chiave. Certo. Cioè, per me è questo, capire che la persona di cui tu pensi di esserti innamorato, cioè non esiste. Cioè, se tu devi dire questo non so cosa dire, non esiste. Basta. Come se fossi innamorato di Babbo Natale, cioè, capito? È esattamente quello, di tutto ciò che lei ha capito che tu volevi in una donna. Esatto. Sì, Posso, sì. io ho fatto una riflessione, no? Sia mentre parlavi che chiaramente su di me e su tanta gente che io sento tutti i giorni, che poi in realtà questo non è amore, questo è dramma. Porca miseria. Quello che in inglese si chiama il drama, no? Con una M sola, proprio il dramma, cioè il tormento. E allora noi, ringraziando Dio, per me adesso non è più così, però mi rendo conto che nel passato per me era il tormento che io amavo il tormento. Tant'è vero che con il mio nuovo compagno, quando poi, che è sano, ringraziando Dio, quando ho iniziato la relazione, io cercavo di innescare i litigi perché se non, cioè, perché ero io quella che. Brava. Sì, brava. Cioè, nel senso che andavo a ricercare quello che mi mancava, ovvero il tormento, il dramma. Perché, come ha detto la mia psicoterapeuta, io veramente di andare dai psicoterapeuti, Certo, cioè sempre. andateci, Assolutamente. tu diventi dipendente. Non come si può pensare, no? Ti dico una dipendenza affettiva, no? No, in realtà no, è dipendenza dalla cattiveria. Questo è. Per quello tu poi cerchi questo perché tu dipendi da questo, per te e poi essere trattato male è la normalità, cioè diventa la forma di amore che lei ti fa credere essere quella giusta, quella vera. Ma perché noi l'abbiamo riconosciuta, cioè l'abbiamo già provata tanti anni prima, Secondo me sì. Esatto. spesso e volentieri, la sentiamo per familiare e quindi Bravissima. ci. Ecco. Sì, bravissima, bravissima. Questo è. Volevo dire una cosa, poi. Sì, io ti chiedo, guarda, ci abbiamo ancora 5 minuti, quindi vai, Solo? sono tutti tuoi, sì. Vado velocissimo. Allora, abbiamo detto ego enorme, seduttrice, manipolatrice, subdola, attrice nata. Incapace di amare, crudele, distruttiva. A questo punto un uomo cosa potrebbe pensare? Potrebbe dire, allora, se la donna narcisista è tratta da un empatico, allora è meglio che divento una testa di cazzo, giusto? E invece no. Invece no. Se no vincono loro. Bravo. No, non facciamole vincere, dai, su. Esatto. Ricordiamoci, ricordatevi anche voi che siete più empatiche di me probabilmente, l'empatia è un dono meraviglioso, noi dobbiamo custodirla, dobbiamo difenderla, dobbiamo però imparare ad usarla nel modo giusto, quindi dobbiamo imparare a trovare un equilibrio tra questa capacità di dare, di amare con tutto il cuore, con tutta l'anima e mettere dei confini, di cui parlava anche la ragazza l'altra domenica, e ne parlavate voi due. Mettiamo dei confini, ok? Certo. Sani, e oltre i quali non ti lascio andare, va? Non esiste. Questo Giustissimo. dobbiamo fare.
Ricordiamoci che l'empatico è dotato di una percezione, di una sensibilità, di un istinto superiore alla media, non è solo capace di amare e di medesimarsi. Cerchiamo quindi di ascoltarci, adesso finisco, cerchiamo quindi di ascoltarci, di fidarci delle nostre sensazioni, fidiamoci di noi stessi, di quella voce, veramente fidiamoci di quella voce che a un certo momento della relazione ci dice che cazzarola stai facendo, scappa, scappa. Questa voce, io sono sicurissimo, mi gioco qualsiasi cosa, e tutti noi a un certo momento l'abbiamo sentita. Il problema è che non abbiamo voluto ascoltarla. Ascoltarla, certo. Ma io sono sicuro che l'abbiamo sentita, e neanche dopo tanto tempo, troppo tempo. Io avrei finito, hai detto che avevamo 5 minuti, io in realtà... Allora io ti voglio dire questo, io ti ringrazio immensamente per la tua testimonianza, perché è importantissimo, ci ho tenuto tanto. Abbiamo compreso in fondo che sia gli uomini che le donne con questa patologia sono davvero estremamente simili, si comportano allo stesso modo. Io... Poi magari ecco ci saranno le varie sfumature, no? Quindi sicuramente. Quello più crudele, vai a capire. In fondo comunque sono delle grandi teste di cazzo sia da una parte che dall'altra. Quello che io ci tengo a dire a te, Ulisse, è che veramente esistono tante tante donne brave, buone, empatiche, e voglio dire a chi ci ascolta che esistono tanti uomini bravi, empatici. È importantissimo questo, perché che cosa succede? Che sia noi donne che voi uomini magari siamo cresciuti con la falsa credenza che non esistano, no? Gli uomini sono tutti stronzi, le donne sono tutte, ormai sono aggressive, sono diventate peggio di qua. Non è per un cazzo, scusate, questo è sempre Oxford. Non è vero, dobbiamo sfondare questo muro che ci hanno fatto mettere, che ci divide, buttiamolo giù, e invece ci stanno tante brave donne, tanti bravi uomini che meritano veramente di essere amati bene. Quindi ecco, insomma, io... Dimmi, dimmi. No, grazie per quello che hai detto. No, ci mancherebbe, grazie a te. Aspetta, Matteo, che volevi dire? Perché dice, aspetta Giulia, dimmi. Ciao Matteo. Allora, ragazzi, devi essere orgoglioso, ti dicono di essere uscito dalla relazione tossica, ti ringraziano tantissimo le persone, ti hanno detto che sei stato bravo, ti ringraziano per la testimonianza. Poi purtroppo adesso che cosa succede? Che che Instagram prima salvava la diretta nelle storie e tu per 24 ore potevi leggere i commenti, adesso invece salva nella TV e i commenti non ci stanno. Questa cosa mi dispiace, però insomma veramente ti hanno fatto tutti i complimenti, Ulisse, sei stato bravissimo, grazie, eccetera. Quindi grazie a voi. Grazie anche, insomma, da parte di tutti. E poi questa intervista la troverai, insomma, la metterò anche su YouTube, quindi poi troverai anche il link lì, va bene? Perfetto. Ti ringrazio infinitamente e tanto ci vediamo, insomma, sui vari social, noi restiamo in contatto, va bene? Sicuramente, certo. Grazie ancora, Ulisse, grazie. Ciao a tutti, grazie a te. Ciao. Grazie a te, un piacere. Ragazzi e ragazze, grazie, è stata veramente una diretta importantissima, io ci tengo veramente tanto perché dobbiamo un po' smetterla tutti quanti, sia noi donne che gli uomini, di pensare che non è una questione di sesso, cioè esistono le brave persone, sia uomini che donne, e impariamo davvero a credere a questo, perché è la verità, e quindi...
e viva sempre la verità. Che tante cose belle possano entrare nella vostra esperienza, nella nostra esperienza mi ci metto pure io, perché no? Poi, che tutta la sofferenza che abbiamo bruciato insieme questa sera possa volare lontano. E speriamo anche che i manipolatori escano dalla nostra vita, o che comunque, se si provano ad avvicinare, che la Madonna li accompagni come sempre. Allora, io vi aspetto su Facebook, su Instagram, con la diretta di giovedì prossimo. C'è un sondaggio sia su YouTube, se volete andare a vedere, che nel gruppo Facebook per decidere insieme l'argomento. Ciao ragazzi, ciao Claudia, ciao Fabiana, ciao Anna Maria, e grazie a tutti voi che avete partecipato. Un bacio grande, ciao!